ero molto curioso intanto di questo progetto nel quale parlerà della, diciamo, della salute e della circolarità che lega l'uomo, le altre specie, anche le piante. Siamo tutti sulla stessa barca sostanzialmente, se ho capito bene. Non solo siamo tutti sulla stessa barca, ma siamo tutti interconnessi, non siamo solo interconnessi con i telefonini, siamo tutti interconnessi non solo attraverso i telefonini ma anche attraverso, diciamo, dei meccanismi biologici, no? Noi siamo animali e quindi la salute degli altri animali, perché per esempio ce ne cibiamo di alcuni animali, di prodotti di origine animale, ma anche la salute delle piante ad esempio, no? È incredibilmente importante. Le piante costituiscono l'80% degli alimenti che vengono consumati sulla terra, quindi dobbiamo prendere in considerazione il fatto che viviamo un momento che io definisco come un momento in cui c'è una convergenza di crisi, perché abbiamo, insomma, vissuto un'emergenza pandemica importante, la crisi climatica si fa sempre più sentire, questa a sua volta impatta sulla crisi alimentare, perché gli alimenti, il grano, il riso e altri, diciamo, prodotti alimentari vegetali soffrono il caldo così come lo soffriamo noi, e sono meno nutrienti e soprattutto, diciamo, i raccolti vengono così un po' scombussolati. Quindi io credo che la pandemia non possa lasciarci così come ci ha trovati, ma debba servire per guardare avanti in modo diverso e comprendere magari determinate cose che prima non avevamo capito oppure eravamo distratti, e quindi, diciamo, tirare fuori dalla pandemia l'energia positiva che questo evento trasformazionale racchiude e guardare al futuro e porsi verso il futuro con delle nuove idee che partono appunto da questo concetto di circolarità. Non ci può essere salute delle persone almeno che non ci sia la salute dell'ambiente, la salute degli altri animali, la salute delle piante, e a me piace raccontarla come un equilibrio che c'è, necessario, che c'è fra terra, dove viviamo noi, dove vivono le piante, gli animali, acqua, che è essenziale per la vita, aria, che respiriamo e che ovviamente senza la quale non possiamo sopravvivere, e fuoco, che rappresenta ovviamente sia il cambiamento climatico ma anche gli incendi devastanti e tutti i danni che questi incendi portano alla nostra meravigliosa astronave. Sarà una sorta di conversazioni quasi spettacolari, diciamo, in giro per l'Italia. Allora, questa idea di salute circolare nasce nel 18, quindi prima della pandemia. Ho scritto diversi libri che vogliono sensibilizzare, diciamo, le persone normali a queste tematiche, e adesso l'ultimo libro, Le parole della salute circolare, è diventato uno spettacolo teatrale che abbiamo portato in tournée in primavera in alcune città, a Firenze, a Bologna, a Perugia, ad Arezzo dell'Italia centrale, e adesso in autunno saremo a Pordenone Legge, saremo a Milano nell'ambito del Festival Focus e poi di nuovo a Bologna a gennaio. Quindi è un modo per fare avvicinare le persone a queste tematiche, perché le persone devono conoscerle, perché se non le conoscono non possono comprenderle e non possono fare quello che è necessario fare per la loro salute e per la salute del sistema nel quale viviamo. Tutto è collegato, tutto deve essere condiviso. In fondo lei ha aperto una grande strada con la condivisione della sequenza genetica del virus dell'aviaria, sì. E da lì in poi, insomma, è invalso, insomma, il concetto che si può condividere subito. Si deve. E lo hanno fatto in realtà anche i cinesi subito, perché poi poco dopo, diciamo, l'insorgere dei primi casi di Covid hanno... Ma infatti, diciamo che nel 2020 questo si è dato per scontato, no? Che la sequenza, quindi l'impronta digitale del virus, venisse depositata in un database accessibile
da tutti i ricercatori del mondo. 15 anni fa non era così, 15 anni fa i ricercatori si tenevano queste informazioni diciamo nel cassetto fino a quando non venivano pubblicate diciamo gli studi. Invece è proprio diciamo 15 anni fa io sfidai il sistema, sfidai anche l'OMS facendo un gesto che per me era ovvio, cioè noi avevamo isolato e caratterizzato il primo virus, la prima variante africana del virus dell'aviaria, e invece di metterla in un database ad accesso riservato lo abbiamo messo in un database open access. E questo gesto, che ha creato diciamo molti mal di pancia, molti così insomma anche critiche, si è rivelato essere essenziale per avere nel 2020 un'infrastruttura di ricerca che contenesse i milioni di sequenze di Covid che oggi studiamo e che ci sono servite per i vaccini, per i diagnostici. E sarebbe andata molto peggio se non ci fosse stata questa idea di mettere in un database tutti. Allora, non ci sarebbe stato il database, perché il database che è stato usato è lo stesso database che io avevo ideato e avevo lanciato. A me piace credere che se non lo avessi fatto io l'avrebbe fatto qualcun altro, e quindi non saremmo arrivati al 2020 completamente senza strumenti. Certo, quel gesto caro mi è costato, ma sono orgogliosa di averlo fatto, e sono anche orgogliosa che sia stata un'idea nata in Italia, sviluppata in Italia e che è servita per la sanità pubblica internazionale. Che ha provocato il fatto che molti si sono limitati. Questo può essere centrato in qualche modo anche con la sua vicenda, che poi è stata raccontata nel film di Costanza Quadriglio, e in fondo anche Women in Cinema World lei ha ispirato un film. Pensa che, come dire, questo malumore possa avere avuto qualche legame con la sua vicenda? Ma diciamo che forse c'è stato un grande fraintendimento, nel senso che in quegli anni, quando io spingevo per la trasparenza dei dati e la condivisione delle informazioni, il mio telefono era sotto controllo, e quindi le persone che ascoltavano e che poi hanno diciamo messo insieme un castello accusatorio abbastanza duro nei miei confronti, io ho rischiato l'ergastolo, avevano capito male, cioè mi avevano preso per una trafficante di virus, una persona che voleva lucrare su i virus, sulla conoscenza, quando in realtà io stavo cercando di fare esattamente l'opposto. Ma poi un gigantesco equivoco che si è portata dietro, poi, cioè, immagino sia un attacco personale così tremendo. Beh, mi hanno strappato la reputazione di dosso, perché da scienziata insomma accreditata, conosciuta nel mio ambito, no, dei virologi, sono insomma stata trasformata in una donna criminale con diciamo interessi economici personali. Per questo motivo sono andata negli Stati Uniti, ho lavorato 7 anni negli Stati Uniti, nel frattempo ovviamente sono stata prosciolta perché il fatto non sussiste, ma certo quella vicenda mi ha segnata profondamente, così come ha segnato la mia famiglia, e aggiungo, ha fatto dei danni secondo me incalcolabili al settore di ricerca nel quale lavoro e anche al mio ex gruppo di ricerca, perché tantissime persone sono andate via e quindi l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che ospitava il mio laboratorio, ha perso tantissimi ragazzi molto molto in gamba. Poi è una cosa che, anche se appunto cancellata, sepolta eccetera, però ritorna, è sempre pronta a tornare fuori da persone superficiali, nel senso che viene strumentalizzata, e quindi insomma io non, quando mi sono trasferita negli Stati Uniti volevo chiudere con l'Italia, e così è stato fino a quando non è arrivata il Covid, e a quel punto io ho pensato, devo parlare al mio paese, perché comunque diciamo io ho lavorato tantissimi anni, tutta la mia carriera insomma, sui virus pre-pandemici, quindi virus pandemici prima che diventano pandemici, e quindi ho detto: Ilaria, rimettiti il camice per il tuo paese,
e quindi poi insomma ho avuto anche un'esposizione mediatica importante. È chiaro che da un lato c'è chi dice che io sono una virologa da strapazzo, dall'altro c'è chi dice che sono una trafficante di virus, purtroppo è così. Polarizzato politicamente in realtà, perché ho visto, insomma, si capisce bene. Sì, questo è avvenuto non solo in Italia, la polarizzazione diciamo agganciata a determinate posizioni politiche è avvenuta un po' in tutto il mondo, lo abbiamo visto anche negli Stati Uniti. Mi sono sempre chiesto, ma quanto è stato pesante andare sempre in televisione a esporre gli avanzamenti, gli aggiornamenti, eccetera, e poi sapere che tutta la gente stava attenta e quindi criticava anche con competenza o non con competenza, e quindi vedersi arrivare addosso una marea di commenti. Quanto è stato faticoso? Allora, è stato durissimo, perché quando si parla a un pubblico che comunque è confuso e impaurito, soprattutto all'inizio, no? Cioè all'inizio non si aveva neanche contezza del fenomeno e quindi bisognava dire la verità, ma dirla in un modo che fosse accettabile per le persone, e quindi da questo punto di vista è stato molto faticoso. E gli insulti, le parolacce, la contrapposizione, purtroppo ci sono stati, ci continuano a essere, ma insomma io ho fatto quello che ho potuto per il mio paese e l'ho fatto per restituire, perché come ho detto alla premiazione, io sono una scienziata made in Italy, ho studiato in Italia e ho sempre voluto lavorare in Italia, e ho avuto proposte di lavorare all'estero prima, diciamo, di questa vicenda giudiziaria, le ho sempre rifiutate, perché volevo dare al mio paese quello che il mio paese mi aveva dato. Poi le cose sono andate in un altro modo, sono andata all'estero e però adesso sono tornata, quindi sono contenta di essere qui e sono contenta soprattutto di rappresentare in questo forum, insomma io mi sento un po' come Forrest Gump qui, no? Non è il mio mondo, non è il mio diciamo, non è il mio ambiente, però sono contenta di rappresentare una donna nella scienza, perché ci sono tante donne nella scienza italiane bravissime, dalle giovani ragazze appena laureate alle donne invece che sono in prima linea, e queste storie bisogna raccontarle, e quindi ho deciso di accettare il premio e di essere qui oggi proprio per incentivare e per stimolare i produttori, i registi a raccontare queste storie, perché le nuove generazioni ne hanno bisogno. Una cosa diceva, non siamo ancora arrivati alla parità, non siamo dove dovremmo essere noi donne, che cosa manca? Questo è un premio dedicato alle donne, ai diritti, alle conquiste delle donne. Ecco, nella società italiana cosa manca ancora? Quali sono quelle lacune più gravi nella parità di opportunità di diritti? Ma diciamo che la vita della ricercatrice o la vita della donna che si occupa di tematiche scientifiche è molto spesso una vita in salita, perché tutti glorificano i ricercatori quando c'è si fa la grande scoperta, ma ci sono anni e anni e anni che la scoperta non c'è, e le donne a mio avviso non vengono valorizzate per il loro talento immenso. Io ho sempre avuto tantissime donne che hanno lavorato nei miei team, e bisognerebbe da un lato lavorare sulle donne, perché nella vita nessuno ti regala niente, e quindi ahimè le donne tendono un po' a perdersi d'animo, no? Prendono un paio di sberle e poi dopo dicono vabbè, ma allora non è per me, e invece no, bisogna tirare fuori più grinta. Dall'altro lato, e questo non è un problema solo in italiano, ma è un problema di tutto il mondo, in particolare legato al Covid, le donne nella ricerca si stanno, cioè alle donne nella ricerca sta succedendo quello che
sta succedendo in tantissime altre professioni, cioè le donne si tirano indietro perché non ce la fanno, perché non ce l'hanno fatta. C'è quindi una emorragia di donne dal mondo della ricerca. Bisognerebbe mettere in atto delle politiche di trattenimento per trattenere queste donne all'interno del mondo della ricerca, perché se no, ma economicamente, per il sostegno alla famiglia, incentivi, lavorare da casa, insomma ci sono mille modi per farlo, però se non lo facciamo rischiamo di tornare a 100 anni fa. Perché le nuove leve si perdono d'animo, non hanno modelli, non si ispirano e quindi diventa un circolo vizioso. Bisognerebbe che le istituzioni, in questo caso le istituzioni di ricerca, si facessero carico di trattenere le donne più brave, e le incentivassero a rimanere e ovviamente a ricoprire ruoli apicali. Grazie tantissimo. Grazie.